Nel giro di pochissimi giorni abbiamo capito che il nostro mestiere si è trasformato. Non siamo più imprenditori della distribuzione, siamo diventati un servizio pubblico. Abbiamo capito che dipendeva da noi il mantenere le condizioni di sicurezza all'interno del punto vendita proprio per i nostri consumatori. E devo dire che all'inizio è stato un po' complicato riuscire a capire come stabilire quante persone dovevano stare all'interno, la distanza di sicurezza quanto doveva stare, per cui ci siamo inventati le righe per terra, e ci siamo inventati le guardie alle porte per contingentare gli ingressi, che poi era evidente, non si poteva fare in modo diverso. E quindi piano piano abbiamo cambiato la nostra attività. In primo luogo guardiamo la sicurezza, quindi mascherine, guanti, per salvaguardare noi stessi, ma sicuramente salvaguardare le persone. Quali sono i prodotti più richiesti in questo periodo in cui è proprio cambiato il modo di fare la spesa? Avendo più tempo a disposizione si è tornati un po' alle vecchie abitudini. Io è tanto che faccio questo mestiere e quindi torniamo alle farine, il lievito, poi è facile dirlo perché adesso tutti sentiamo in giro che non se ne trova più. Si cucina in casa, si cucina di più, si prepara molto di più in casa, per cui le materie prime sono quelle che vanno a ruba. Poi per non parlare dei sanificanti, è quello poi è un discorso a parte, però insomma i gel, i sanificanti, questi è chiaro, vanno a ruba per forza. Può dare, Gabrieli, qualche consiglio agli ascoltatori di Radio Bruno che devono venire a fare la spesa? Quali orari, per esempio, consiglia? Basta guardare fuori dal negozio e guardare quando sono più o meno lunghe le code. No, a parte orari come prima mattina o anche centro giornata, dalle 14 verso le 16, un orario ancora buono da questo punto di vista, e anche verso la chiusura, ecco, sul tardi 19. Da questa settimana poi sposteremo la chiusura alle ore 20. Quelli sono gli orari migliori. E poi, naturalmente, dal lunedì al giovedì. Se si vuole andare verso fine settimana, si complica già un po' più la questione. Insomma, è un po' più facile imbattersi in coda. Ecco. Ci vuole lasciare un messaggio, Gabrieli? Ho la certezza e la consapevolezza che comunque è un periodo che deve finire. Finirà. Noi in Conad ci confrontiamo spesso, insomma, noi siamo già proiettati a quello che potrà essere il dopo. Noi pensiamo già a cosa potrebbe essere il futuro, il dopo emergenza. Sicuramente cambieranno le abitudini e noi ci adatteremo. Noi siamo questo, noi cercheremo di fare il nostro meglio per essere al servizio. Sicuramente la novità che sono le spese online o le spese a casa sarà un'abitudine che ci porteremo dietro, ma anche volentieri, tutto sommato.